può essere appunto un passaggio decisivo. Io... Una vicenda intricata, incagliata, che si trascina da decenni e che finalmente inizia a sbloccarsi grazie ad una copertura statale di 14 milioni in due annualità, in grado di pagare parte dei debiti accumulati dal consorzio industriale. La vicenda è quella del raccordo autostradale tra Chieti e Pescara, meglio noto come Asse Attrezzato, l'importante arteria viaria su cui giornalmente transitano oltre 100.000 veicoli, presto passerà definitivamente nel patrimonio dello Stato, che si farà carico di liquidare i crediti vantati soprattutto, ma non solo, da chi si è visto espropriare i terreni e ha vinto i ricorsi. I soldi sono nella pancia del Ministero Trasporti e Infrastrutture e difatti nell'annuncio fatto nella sede di Confindustria era collegato in videoconferenza il viceministro Galeazzo Bignami, che ha sottolineato l'azione sinergica tra Dicastero e Regione Abruzzo nel quadro di una visione programmatica comune iniziata con il lavoro di alcuni parlamentari abruzzesi presenti oggi all'incontro. Al tavolo, oltre al presidente della Regione Marsiglio, c'erano il presidente di Confindustria Chieti Pescara Pagliuca e la dottoressa Franciotti, presidente del Collegio Liquidatori. Li ascoltiamo entrambi. Ovviamente il percorso non è finito, ci sono ancora alcune fasi importanti da espletare, però la buona notizia è che 14 milioni sono stati individuati, sono stati trovati e quindi questo consentirà anche di liberare risorse, perché questa è un'infrastruttura che passando sotto lo Stato probabilmente libererà energie e ci consentirà anche di migliorare questa arteria importante. Noi sul tema delle infrastrutture stiamo molto attenti, perché sappiamo benissimo che un territorio dotato di infrastrutture è un carburante importantissimo per l'economia e per le imprese stesse, quindi è un punto d'attenzione che abbiamo, e soprattutto adesso nel 2023 auspichiamo l'apertura dei tanti cantieri per la messa a terra dei progetti del PNRR, e anche lì vigileremo, perché chiaramente è vietato sbagliare su questo tema. E con la burocrazia come la mettiamo? La burocrazia è un problema annoso di questo paese e che può essere risolto soprattutto con un cambio culturale, con l'utilizzo pesante, ma questo lo prevede anche il PNRR, con missioni adatte, con la digital transformation, quindi con l'utilizzo del digitale e quindi come dire, anche a vantaggio soprattutto di tutti. Sicuramente questo stanziamento del governo è un passo avanti, mette una pietra su tante posizioni debitorie e noi ci auguriamo di poter concludere in breve tempo almeno questa parte di contenziosi e per poi terminare la liquidazione in tempi brevi. I tempi non ce li può quantificare? I tempi no, ci auguriamo, come ha detto il Presidente, visto che ha ripetuto più volte il numero 40, che sia 40 settimane, però per adesso mi sembra prematuro. Nonostante queste difficoltà pluriennali del Consorzio, lei in conferenza stampa ha ricordato che il Consorzio ha continue richieste di nuovi insediamenti, sì. E questa è una cosa positiva. Sì, sì, l'area della Val Pescara è un'area molto attiva. Ci sono tanti nuovi insediamenti, tante trasformazioni di insediamenti, tante richieste. Il consorzio lavora proprio. Le imprese sono molto attive, ci auguriamo che restituita l'operatività piena al consorzio, questa possa essere anche di impulso per favorire anche insediamenti che attualmente sono un po' allo stallo. Chiusura con il presidente Marsiglio. E noi avevamo anche in questo consorzio industriale ben 500 ettari destinati alla ZES, alla zona economica speciale, nata per favorire nuovi investimenti, per semplificare, per abbattere anche i costi fiscali di determinate attività. E se avessimo continuato ad avere un consorzio appunto oberato dai pignoramenti e incapace di svolgere la sua funzione, rischiamo pure di vanificare questa grande opportunità che è la ZES. Aver trovato
nel bilancio dello Stato 14 milioni per chiudere questi contenziosi, restituire in bonus il consorzio, completare il processo di riforma trasferendo appunto il consorzio nella gestione di ARAP come tutti gli altri consorzi industriali in maniera unitaria e condivisa, costituisce una grande possibilità di ripartenza e un volano per la crescita economica del territorio. Allargando un po' il discorso, Presidente, l'Abruzzo deve riuscire anche a colmare il divario che c'è infrastrutturale con qualche altra regione a livello autostradale, ferroviario e anche portuale. I fondi però ci sono, tanti altri fondi. Sì, ne abbiamo trovati molti, per la portualità stanno in corso le progettazioni e stanno partendo lavori, alcuni sono già partiti come nel porto di Pescara, abbiamo portato il porto di Vasto all'interno dell'autorità di sistema portuale promuovendolo a porto di rilevanza nazionale, riconoscendone quindi anche le potenzialità, stanno anche lì, sono partiti i lavori, il primo cantiere è già in corso, il primo appalto è già all'opera, sulle ferrovie presto ci vedremo anche con il Ministro per andare avanti sul percorso della Roma-Pescara, prosegue il tavolo per collegare l'Aquila con la linea Roma-Pescara tra Tagliacozzo, Carzoli, ora siamo appunto sul tavolo, si stanno valutando i tracciati più opportuni, quindi c'è un grande lavoro in corso, attendiamo a breve di vedere anche i cantieri all'opera sulla strada dei Parchi con il commissario Corsini e il commissario Gisoni, abbiamo appena parlato in diretta con il viceministro Bignami che ha garantito il sostegno del governo nella richiesta del nostro gruppo parlamentare di inserire la proroga del commissario Gisoni e anche la copertura economica per permettere di completare l'ottimo lavoro che Gisoni sta facendo per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, che significa anche tutelare il traforo, quindi l'infrastruttura stradale e i laboratori di fisica nucleare che sono un asset mondiale di ricerca scientifica che è un fiore all'occhiello per tutto l'Abruzzo.